Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo Che cosa è l'Islam? Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dei mondi, che dice nel suo nobile Corano: chi potrebbe scegliere religione migliore di colui che si sottomette ad Allah il suo volto? Opera il bene e segue sinceramente la religione di Abramo il sincero? Allah prese Abramo per amico e rendo testimonianza che non esiste divinità oltre ad Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua salvezza e benedizione a lui, alla sua famiglia e ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando e merito. Il vero Islam è la resa, l'obbedienza e la sottomissione ad Allah l'Onnipotente, e l'amore, il seguire della vita retta del nostro Maestro Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, e la buona moralità e la clemenza, la misericordia e il buon comportamento con tutta la gente. L'Islam significa la costruzione, la civiltà e lo sviluppo. La religione islamica è un metodo di vita che regola tutte le azioni e le attività dei suoi seguaci e fedeli. L'Islam è una religione che invita alla riforma, alla ricostruzione della vita mondana in base ai giusti precetti, e non danneggiarla in nome della religione. L'Islam è la religione della bontà, della carità, della pace e della sicurezza per tutta la gente, in tutte le parti del mondo. Di questo dice Allah, l'Onnipotente: non ti mandammo se non come misericordia per il creato. Chi studia i pilastri dell'Islam riportati nel discorso di Gabriele, che la pace di Allah sia su di lui, quando chiese al profeta pace e benedizione di Allah su di lui, dicendo: parlami dell'Islam. Il profeta rispose: l'Islam è che devi testimoniare che non c'è altro Dio che Allah, e che Muhammad è il suo messaggero, e di fare le preghiere, pagare lo zakat, cioè l'elemosina regale, digiunare Ramadan, e di fare il pellegrinaggio se potresti farlo. Si rende conto che essi contribuiscono a costruire una buona personalità personale, perché l'uomo crede che non c'è altro Dio che Allah e che il nostro Muhammad è il suo servitore e messaggero, e sforza ad interpretare tale testimonianza in atti di obbedienza, dell'osservanza delle ordini di Allah, l'Altissimo, evitare i peccati, eseguire tutti gli atti di adorazione al miglior modo. Inoltre segue la retta via del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, e tratta la gente in buon comportamento, modesto e clemente, come faceva il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui. La preghiera, che è il più grande pilastro dell'Islam, porta il miglior frutto al credente servitore, perché proibisce l'oscenità e il male lo conduce sulla via retta di Allah, l'Altissimo. Così il Muslim vive in pace con se stesso e con l'intera comunità. Di questo dice Allah, l'Onnipotente: recita quello che ti è stato rivelato del libro ed esegui le orazioni. In verità, l'orazione preserva dalla turbitudine e da ciò che è reprovevole. E ricordi Allah, è certo quanto ci sia di più grande. Allah conosce perfettamente quello che operate. L'esecuzione dello zakat, cioè l'elemosina legale, è una parte della fede e comprende degli aspetti umanitari. È un'educazione dell'anima e dello spirito, e fa l'uomo capire che il denaro è un mezzo, non è un scopo. Lo zakat è un mezzo per rafforzare la collaborazione, la bontà e la misericordia. La comunità islamica non conosce l'avidità né l'egoismo. Il credente è generoso, ed è questo di Allah l'Onnipotente, disse, lodando gli Ansari:
E appartiene a quanti prima di loro abitavano il paese e vivono nella fede, che amano quelli che emigrano presso il loro e non provano in cuore invidia alcuna per ciò che hanno ricevuto e che li preferiscono a loro stessi. Nonostante siano nel bisogno, coloro che si preservano dalla loro stessa avidità, questi avranno successo. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, parla anche del digiuno, dicendo: il digiuno è una protezione per te. Quindi, quando digiuni, non comportati in modo osceno o sciocco. E se qualcuno discute con te o ti abusa, di: sto digiunando, sto digiunando. D'altra parte, il digiuno controlla la morale del musulmano, lo fa osservare gli ordini di Allah, il vero, in tutti i momenti della vita. Lo aiuta ad aver pazienza, di sopportare tutte le difficoltà e di evitare tutto quello che contraddisce gli ordini divini. Ed è questo, disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, il pellegrinaggio è un impegno e comportamento morale prima e dopo di farlo. Di questo disse l'Onnipotente: il pellegrinaggio avviene nei mesi ben noti. Chi decide di assolverlo si astenga dai rapporti sessuali, dalla perversità e tali litigi durante il pellegrinaggio. Anche conosce il bene che fate. Fate provviste, ma la provvista migliore è il timore di Allah, e temete a me, voi che siete dotati di intelletto. Narrato da Abu Huraira, che Allah si compiace di lui, disse: ho sentito il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dice: chiunque compia Hajj per il piacere di Allah e non ha rapporti sessuali con la sua moglie e non fa male o peccati, allora tornerà dopo Hajj libero da tutti i peccati, come se fosse nato di nuovo. Quindi tutti i pilastri dell'Islam hanno degli aspetti positivi sulla comunità e ha lo scopo di diffondere la pace e la sicurezza tra la gente. Chiunque guardi alla nostra vera religione si rende conto che si tratta di una religione della morale e il suo messaggio è venuto a completare questi onori. Dove il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dice: sono stato inviato a completare l'onore della morale, dove l'onestà, la sincerità, la fedeltà e la giustizia, la generosità, l'aiuto e magnanimità e la verità fermano i danni alle persone, e il sollievo del credente e l'aiuto dell'angoscia rappresentano i corretti obiettivi dell'Islam. Indubbiamente comprendere l'essenza dell'Islam, conoscere i segreti del suo nobile messaggio, contemplare i suoi nobili scopi e obiettivi e applicare tutto ciò che alla luce degli sviluppi moderni e dei suoi requisiti è una necessità urgente per affrontare le sfide contemporanee, frenare i gruppi terroristici ed estremisti, assediare il pensiero deviante, rompere i circoli della pietrificazione, dell'inerzia, della chiusura, dell'incomprensione, della mentalità ristretta e uscire da questa ristrettezza verso i più ampia, più facile, più matura e più consapevole visione a favore degli interessi del paese, delle persone. È la diffusione di alti valori umani che raggiungono la sicurezza, l'incolumità, la pace, la stabilità e la felicità di tutta l'umanità. È uno dei doveri più importanti che tutti i musulmani dovrebbero intraprendere per mostrare a tutti la grandezza della religione islamica, in modo che il mondo intero si renda conto che l'Islam è una religione di pace ed è un nome di Allah. L'Onnipotente di questo dice il nobile Corano: egli è Allah, colui all'infuori del quale non c'è altro Dio, il Re, il Santo, la Pace, il Fedele, il Custode, l'Eccelso, colui che costringe al suo valore, colui che è cosciente della sua grandezza, gloria ad Allah, ben al di là di quanto gli associano. Il saluto dell'Islam è la pace, ed questo Allah dice:
o voi che credete quando vi lanciate sul sentiero di Allah, siate ben certi prima di dire a chi vi rivolge il saluto: tu non sei credente, al fine di procacciarvi i beni della vita eterna. Presso Allah c'è bottino più ricco. Già prima eravate così, poi Allah vi ha beneficati. State attenti che Allah è perfettamente informato di quello che fate. E il saluto degli abitanti del paradiso è la pace, ed è questo, dice Allah, e diranno pace su di voi, poiché siete stati perseverati, come è bella la vostra ultima dimora. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, diceva dopo le preghiere: o Allah, sei la pace, e da te otteniamo la pace. Benedizione di Allah, l'Altissimo, è il glorificato e il generoso. L'Islam è una religione che preserva la dignità umana, vietando le menzogne, le calunnie, il pettegolezzo, l'invidia, l'odio, il disprezzo e il danno in qualsiasi forma, sia azione, parole o gesti. Di questo dice Allah, l'Onnipotente: o credente, non scherniscano alcuni di voi l'altri, che forse questi sono migliori di loro, e le donne non scherniscano altre donne, che forse questo sono migliori di loro. Non diffamatevi a vicenda e non datevi nomignoli, come è infame l'accusa di iniquità rivolta a chi è credente. Coloro che non si pentono sono gli iniqui. Dice il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: colui che punta un'arma verso suo fratello, gli angeli invocano maledizione su di lui, anche se è il suo vero fratello, fin tanto che non lo abbandona. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dice anche: è stato chiesto di una donna che stava digiunando, ma lei stava facendo del male ai suoi vicini. Lui, pace e benedizione di Allah su di lui, dice: è nel fuoco. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dice anche: chi crede in Allah e nell'ultimo giorno lascia che sia ospitale nei confronti del suo ospite, e chi crede in Allah nell'ultimo giorno gli permette di mantenere buoni legami delle relazioni di sangue, e lui che crede in Allah nell'ultimo giorno deve parlare bene o rimanere in silenzio. Dico questo e chiedo il perdono di Allah per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dei mondi, e testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico, e testimonio che il nostro maestro, il profeta Muhammad, è il suo servitore e messaggero. Bace sull'ultimo profeta di Muhammad e sui suoi compagni e sui suoi quelli che li seguono con carità fino all'ultimo giorno. Quindi, e miei fratelli nell'Islam. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha ridicato i nobili insegnamenti nell'Islam, la sua nobile morale e i suoi nobili valori nei cuori dei compagni, fino a quando non è diventato un modo di vivere tra tutte le persone. In presenza del re della Abissinia, Abu Ghafar ibn Abi Talib spiega questi nobili valori e comportamenti in modo raffinato e prestigioso, dicendo: o re, noi eravamo un popolo di idolatri, commettevamo cose abominevoli, e il più forte sopraffaceva il più debole. Questo accadeva finché Dio ci inviò un messaggero scelto tra la nostra gente, una persona di cui conoscevamo la veridicità, l'onestà e l'integrità. Egli ci chiamò ad Allah, ad adorarlo, testimoniare la sua unicità e rinunciare alle statue e agli idoli. Ci ordinò di parlare senza mentire, di adempiere alle nostre promesse, rispettare i diritti dei nostri vicini e dei nostri parenti, e di astenerci dal crimine e dal versare sangue. Il vero musulmano non mente, non tradisce, il vero musulmano non ferisce
e altri sia con la parola sia con l'azione. È il vero credente che la gente vive con lui in pace e sicurezza, senza preoccupazione, senza temerlo. È il vero musulmano è quello che mostra la morale dell'Islam in tutti i suoi comportamenti, offrendo tutto il bene e le carità alla gente. Se vogliamo stabilire una vera definizione del vero musulmano, non troviamo una definizione migliore della precedente definizione del profeta, pace e benedizione di Allah su lui. Il musulmano è quello della cui lingua e mano sono al sicuro le persone, e il credente è quello da cui le vite e la ricchezza delle persone sono al sicuro. E il messaggio dell'Islam è il messaggio dell'umanità, della saggezza, della tolleranza, della compassione, della capacità e della flessibilità. È un messaggio che riunisce, non divide, unisce, non si disperde. E nel cuore dell'Islam è ciò che si scontra con esso e scontrano con esso. O Allah, guidaci verso la miglior etica, facci allontanare dal mare, e salva l'Egitto, la sua gente, il suo esercito e la sua polizia da tutti i cattivi. O Allah, compassionevole e misericordioso. Grazie dell'ascolto.